Trappeto una coppia di anziani rapinati da tre malviventi. Consiglio comunale in seduta ordinaria, tre punti all'ordine del giorno, la surroga di un consigliere. Nostra intervista al neo assessore Salvatore Randazzo, che già è al lavoro e ci spiega anche i motivi della surroga. Si ferma ancora una volta la raccolta dei rifiuti. Bentrovati al TG Trappeto numero 112. Iniziamo la nostra edizione con un furto che è avvenuto a Trappeto la scorsa domenica ad opera di tre malviventi. Vediamo il servizio. Una coppia di anziani è stata rapinata e sequestrata in casa. È accaduto a Trappeto esattamente domenica scorsa intorno alle 18.30, quando tre malviventi sono entrati nell'abitazione di proprietà di Salvatore Cusumano, di 75 anni, che abita insieme alla moglie in via Raffaello Sanzio, vicino al monumento di Padre Pio. I due anziani sono stati minacciati e immobilizzati. Successivamente tre criminali li hanno rapinati di tutti i contanti e i gioielli che avevano, per un valore che si aggira a 10.000 euro. Due dei tre malviventi erano a volto scoperto, mentre uno indossava un passamontagna. I due anziani, appena sono fuggiti i tre delinquenti, hanno subito chiamato i carabinieri, i quali, una volta recatisi sul posto, hanno chiamato l'unità del 118. La coppia per fortuna sta bene, ma è stata tanta la paura. I militari stanno cercando di individuare i malviventi mediante anche la testimonianza dei due anziani. Per i delinquenti l'accusa è di rapina a mano armata e sequestro di persona. Consiglio comunale a Trappeto in seduta ordinaria. Tre punti all'ordine del giorno, anche la surroga di un consigliere. Vediamo il servizio. Trappeto, consiglio comunale per approvare gli equilibri di bilancio. Qualcuno diceva che a maggioranza non si voleva presentare in aula, questione con gli assessori dimessi, nuovi assessori. Guardi, che intanto devo ringraziare gli assessori per il lavoro che hanno svolto in questi sei mesi. Si era concordato all'inizio che sei mesi, e il garante ero io, si doveva azzerare la giunta e rifare una nuova giunta. Un impegno elettorale. Un impegno elettorale. Quando io ho proposto degli assessori, qualcuno per impegni di famiglia o per impegni personali non ha voluto accettare. Quindi ho dovuto rimodulare insieme, concordando sia con i consiglieri che con gli assessori uscenti, di nuovo gli assessori d'affari. Quindi tutto normale, tutto a posto, e abbiamo ricostruito di nuovo la giunta. Questo. E a parte, diciamo che già abbiamo dato notizia dei nuovi componenti, c'è stata oggi la surroga di un consigliere comunale, era sempre un accordo elettorale, no? Sì, era un accordo elettorale che si doveva dimettere un consigliere per entrare il mio ex vice sindaco. Quindi tutto a posto, come stai vedendo, tutti sono presenti, non c'è nessuno che si tira indietro, per chi vuole lavorare per questo paese, e tutti dobbiamo lavorare per quello che è il nostro paese. Chi non se la sente di lavorare per il nostro paese, per me fa un passo indietro e dice: guarda, io non sono disposto a lavorare per questo paese. Allora si prende tutte le responsabilità. Sindaco Vedale, se mi parla di equilibrio di bilancio, ma diciamo è sano alla fine il bilancio del comune di Trappeto, ci sono delle... No, anzi, abbiamo... siccome noi non abbiamo avuto un segretario comunale, abbiamo recepito delle somme, perché come tu sai noi avevamo la signora Varello e avevamo un contratto fino a fine anno, e siccome noi siamo senza segretario comunale abbiamo recepito delle somme. Altre somme le abbiamo recepito per l'Enel e tutto, abbiamo avuto circa un avanzamento di 181.000 euro. Quindi queste somme sono state spalmate per tutto quello che bisogna fare nell'arco di fine anno. E parliamo anche della questione sociale, dei bisogni dei cittadini, ho sentito che si parlava anche dei cantieri. Guarda, i cantieri sono a livello regionale, quindi noi non c'entriamo. Quindi l'anno scorso sono state date dei cantieri, sono state date a livello regionale. Riguardo il personale, i bisognosi, io quest'anno ho fatto mettere una cifra, il doppio di quelle che sono state messe l'anno scorso. L'anno scorso sono state messe nel bilancio 6.000 euro, io ho messo 14.000 euro. Si figura che la dottoressa Stanganelle
perché questo, tu, come tu sai, entro fine anno bisogna spendere, abbiamo avuto un avanzo di 2.000 euro, quindi noi siamo andati a spendere circa 12.700 euro. Nostra intervista al neo assessore Salvatore Randazzo, che ci dice quello che ha in programma, il motivo della sua surroga, e abbiamo visto che già da pochi giorni è assessore ma è già al lavoro. Vediamo il servizio. Si è insediato da poco l'assessore Salvatore Randazzo e già siamo al lavoro. Sì, già siamo al lavoro, come hai ben detto. Oggi abbiamo avuto consiglio comunale, è da 4 giorni che ci siamo, che la nuova giunta si è insediata, già ci siamo adoperati nel mio assessorato. Come ben sai, il sindaco mi ha affidato la delega all'ambiente, al territorio, all'arredo urbano e alle attività produttive, e alla delega al rapporto con gli emigrati. Ci siamo già attivati per il verde pubblico, come potrai vedere già in paese stiamo cercando di abbellirlo un po', gli operai sono al lavoro. Stiamo affrontando la questione ATO, perché come ben sa il presidente della regione Rosario Crocetta ci ha invitato ad attuare un piano di rientro dei debiti che saranno spalmati in 10-20 anni, adesso vedremo come, probabilmente è stata chiesta dai sindaci una proroga per predisporre tutta la documentazione necessaria affinché si possa fare il piano di rientro. Nel momento in cui questo sarà attuato da parte della regione, passeremo alla gestione comunale. Per il resto posso dire che uno dei primi atti che farò sarà quello di fare un bando per assegnare le nostre piazze, il verde pubblico, ai comitati cittadini, alle associazioni, ai privati, cercando anche possibilmente delle sponsorizzazioni, perché di questi tempi ci sembra più utile affidare il verde pubblico per quel che si potrà fare ai privati e ai cittadini, che fra l'altro si occuperanno di un bene comune. Abbiamo avuto il piacere di vedere i cittadini all'opera qui in Piazza Municipio qualche tempo fa ad abbellire la piazza. Esattamente, non solo qualche tempo fa, è quotidianamente che i cittadini si adoperano per sistemare la piazza, pulirla, come vedete la fontana è stata già riattivata, i pesci ci sono ancora, e per cui questo non può che farci piacere. Stamattina al Consiglio Comunale in cui lei ha fatto la surroga ad un nuovo consigliere. Esattamente, questa mattina durante il Consiglio Comunale il primo punto all'ordine del giorno è stata la mia surroga. Io, come ben sapete, per incompatibilità mi sono dimesso da consigliere e così abbiamo dato spazio all'ex vice sindaco Sebastiano Russo in quanto primo dei non eletti. Il sindaco mi ha affidato la delega all'ambiente e al territorio. Inoltre il Consiglio Comunale questa mattina si è occupato dell'approvazione degli assestamenti di bilancio. Sono stati approvati compattamente dalla maggioranza, 8 voti su 8, 4 astensioni da parte della minoranza. Questo è un atto necessario per il Comune, perché una mancata approvazione degli assestamenti di bilancio avrebbe comportato un blocco dell'amministrazione nel campo pratico di tutta l'amministrazione, per cui questo ci fa ben sperare, perché molti comuni come Bagheria, che è stato di default, Partinico non riesce ad approvare il bilancio, si trovano in stato di crisi vera e propria. Per fortuna Trappeto da questo punto di vista va meglio. Si ferma per l'ennesima volta la raccolta dei rifiuti, vediamo le immagini. Di nuovo ferma la raccolta dei rifiuti nel comprensorio. Nei giorni scorsi abbiamo assistito di nuovo alla formazione di cumuli di rifiuti accanto ai cassonetti, colpa della discarica che chiude i cancelli e mezzi del lato rifiuti. Da circa 2 giorni ha riaperto i cancelli ma accoglie solo spazzatura proveniente da scuola e ospedali. Queste nuove disposizioni comporteranno una ripresa a rilento della pulizia nel territorio. Sappiamo che il comune di Trappeto, a quanto ci ha riferito il sindaco in un'intervista recente, ha pagato anche per il mese di dicembre. Ma visto che ci sono dei comuni che non pagano, il servizio non può essere garantito. La parola alle immagini che parlano da sole. Siamo in chiusura del nostro telegiornale. Prima di chiudere, un invito a visitare il sito internet www.tgtrappeto.altervista.org, dove verranno pubblicate le ultime notizie, le foto e tanto altro. Grazie per averci seguiti e l'appuntamento va alle prossime edizioni.